Ti piacerebbe realizzare una casacca in lino con la paramontura e la manica a petalo? Ti piacerebbe imparare a scoprire il trucco e parrucco per l'applicazione della fleece e lina nel girocollo? Il piedino orlatore, un piedino magnifico per andare a orlare i tessuti con la tua macchina per cucire. Se hai voglia di realizzare una casacca in lino con la manica a petalo e imparare il trucco e parrucco su come fare una paramontura e anche l'orlo stirato, sei nel video tutorial giusto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Bentornati cuci amiche e cuci amici nei miei video tutorial di cucito sartoriale e benvenuta a te, nuova cuci amica, se è la prima volta che vedi un video sul mio canale. Oggi cuciamo assieme il capo vincitore del sondaggio del mese. Per partecipare al sondaggio del mese basta iscriverti alla mia pagina Facebook e i primi 10 giorni di ogni mese potrai votare il tuo progetto preferito. Il progetto vincitore è la casacca Burda con manica a petalo del Burda settembre 2019. Il cartamodello è composto da un davanti, e lo riconosciamo perché ha la pence, che è ripiegato nel centro davanti, dritto filo ripiego stoffa. Il cartamodello davanti, prestate attenzione, ha un'attacca che sarà l'attacca di congiunzione della manica a petalo, come poi vedremo. C'è poi il cartamodello del dietro, che lo riconosciamo dallo scollo più alto, la spalla, la parte finale della manica e lo sviluppo del corpino. Infatti questo progetto può essere una comoda casacca o anche un mini abito. A completare ed impreziosire al tempo stesso la casacca con manica a petalo ci sono le due maniche a petalo tagliate appunto due volte e la paramontura, perché infatti in questo video tutorial vedremo come applicare la paramontura nel girocollo di un qualsiasi capo di abbigliamento e come andare a realizzare l'orlo con il piedino orlatore nella manica a petalo. Avete visto che ho già aggiunto i margini di cucitura al cartamodello prendendo la mia taglia Burda e aggiungendovi poi in questo caso un solo centimetro di margine di cucitura perché la casacca non era in tessuto pesante. Infatti ho scelto questo bel lino à pois turchese per realizzare una casacca molto casual, abbinabile anche ai jeans, perfetta per il tempo libero, ma al tempo stesso anche per andare al lavoro con un outfit più semplice e non obbligatoriamente elegante. Assembliamo la nostra casacca. Dopo aver sorfilato con la taglia cuci a 3 fili un ago, ago di destra, come potete vedere in maniera approfondita nel video tutorial correlato che trovate linkato qui sotto, ho sorfilato interamente le spalle e anche il fianco del mio progetto davanti, che riconoscete perché ho cucito la pence, e anche qui se avete piacere di approfondire la cucitura della pence c'è il video tutorial correlato che vi insegna a realizzare la pence perfetta con la puntina magnifica che non fa mai difetto. Dobbiamo andare ad assemblare il davanti al dietro. Infatti io prendo anche il dietro del mio cartamodello e lo appoggio spalla su spalla, per cui spalla dietro su spalla davanti, e vado trucco e parrucco del cucito a far combaciare prima un punto, poi un altro punto, vado a tirare leggermente il tessuto rimanente e spillo lungo tutta la lunghezza della stoffa. Ripeto questa operazione per la spalla, per l'incavo della manica, ovviamente anche dall'altro lato. Occupiamoci della paramontura del girocollo della nostra casacca. Per una paramontura a regola d'arte c'è un trucco e parrucco. Il ferro da stiro a temperatura 2, quindi temperatura non particolarmente alta, e la fliselina per sbieco. Questa fliselina, che viene distribuita in blister, quindi bustine da 5 metri, è alta 12 mm. Perché proprio 12? Perché 10 mm si occupano della parte principale dedita alla curvatura della fliselina stessa e gli ultimi 2 mm sono separati da un punto catenella che rinforza la fliselina donandole quasi un effetto dritto filo, permettendoci però di gestire la stondatura, quindi lo sbieco, la curvatura della fliselina stessa. Infatti questa fliselina ve la consiglio su tutti i girocolli, a partire per esempio dal nostro girocollo davanti. La potete applicare sia
quando avete già cucito le spalle della vostra casacca, ma anche prima di cucirle quando il vostro cartamodello è ancora aperto, va appunto stirata sia in questo caso nel bordo del margine di cucitura, perché ho ottenuto un margine di cucitura di 1 cm, oppure eventualmente più in basso. Qual è la differenza? La catenella dovrà essere la vostra cucitura, per cui avendo ottenuto 1 cm di margine di cucitura, la catenella mi batterà esattamente sul centimetro stesso. Vado a frisellinare tutto il davanti del mio girocollo e ovviamente anche la parte dietro. PS, cuci amiche, trovate l'elenco dei materiali linkato nell'info box qui sotto. Basterà che clicchiate sul titolo del video che state visualizzando e vi comparirà la descrizione completa del video con anche il paragrafo dedicato ai materiali utilizzati. Applichiamo la paramontura alla mia casacca. Ho semplicemente cucito diritto contro diritto la paramontura data dal cartamodello. Ne ho sorfilato i margini di cucitura e una volta che ho cucito le mie spalle della paramontura sono andata anche a sorfilare a 3 fili un ago di destra l'interezza della mia paramontura per rifinirla in maniera professionale. Adesso, dopo aver ricordato che il dietro della mia paramontura è contrassegnato con lo spillino colorato, ma onestamente lo riconoscete anche perché è meno incurvato rispetto al girocollo, vado semplicemente a spillare dritto contro dritto, ed ecco questo il gioco ed è veramente più facile a farsi che a spiegarsi. Vado a spillare dritto contro dritto, però anche qui con un trucco e parrucco. Cerco di spillare dentro e fuori la mia paramontura proprio sulla cucitura per verificare che se qui ho preso la cucitura anche qui sotto devo averla presa, e se così non fosse rispillo e riposiziono, perché questo mi garantirà di far combaciare la paramontura in fase di cucitura e avere pertanto, quando risvolto, una finitura impeccabile. Grazie poi ai taglietti, ecco qui un altro mio consiglio personale: il taglio. Quando fate il cartamodello ripiegato a metà, fate sempre una tacca nella piega del centro davanti, perché questa tacca mi torna utile per far combaciare adesso la paramontura nel centro davanti. E anche qui una bella spillata, e vado dunque a chiudere quarto per quarto, perché questo è il primo quarto, poi c'è il secondo quarto, poi c'è il terzo quarto e poi c'è il quarto finale, tutta la mia paramontura spillandola. In men che non si dica, andiamo alla macchina da cucire e cuciamo questa paramontura qui con un bel trucco e parrucco che probabilmente ancora non conoscete. Grazie al piedino patchwork 6 mm posso usufruire di una cucitura solida, stabile e precisa perché il piedino è in metallo. PS, cuci amiche, rimuovete sempre gli spilli prima di metterli in macchina, perché altrimenti rovinerete con il tempo la macchina da cucire. Abbasso l'ago, effettuo una piccola saldina o fermatura per effettuare la salda, il fissaggio della mia cucitura, e proseguo cercando di guardare sempre il numero 1 posizionato qui nella placca dell'ago. Quel numero 1 infatti mi indica che il mio margine di cucitura è pari a 1 cm. Rimuovo gli spilli e proseguo nella mia cucitura, che è a tutti gli effetti una cucitura circolare, ragion per cui, tubolare anche detta, ho bisogno di sfruttare il braccio libero della mia macchina da cucire. Ed ecco qui la nostra paramontura cucita. Però quante volte la paramontura ci scappa fuori nel lato diritto del tessuto per un effetto antiestetico? Risolviamo questo problema con il trucco e parrucco di cucito di oggi. Mi viene infatti in aiuto il piedino a bordo stretto a lamella centrale, anche come piedino per le ribattiture, perché infatti la sua lamella centrale si posizionerà esattamente al centro tra il tessuto esterno e la paramontura, permettendomi di effettuare una ribattitura leggermente a destra, per cui solo nella ribattitura della paramontura, lasciando invece il capo dal lato diritto perfettamente invisibile di cucitura.
innestiamo il piedino a bordo stretto, porto sempre indietro il filo, lascio ancora il braccio libero attivato perché è veramente comodo per questo passaggio e abbasso il piedino a bordo stretto. Adesso dovrò andare a spostarmi leggermente l'ago e il bello di avere dal mio punto di vista una macchina da cucire elettronica è proprio questo, ossia quello che mi permette di spostare l'ago a destra o a sinistra esattamente della misura che desidero. Altro non dovrò fare che iniziare la cucitura prestando attenzione di avere i miei occhi sempre e solo nella lamella centrale, perché il resto del lavoro lo farà la macchina da cucire con una ribattitura perfetta parallela solo, vi ricordo, nel lato della paramontura e non nel lato diritto della mia casacca. Ed ecco qui la paramontura c'è, ma non si vede. Questo è il lato diritto del tessuto, questo è il lato rovescio. Intravedete la sorfilatura e anche la cucitura ribattuta solo verso l'interno della paramontura stessa, mentre appunto dal lato diritto non c'è nulla. Vi piace? La manica a petalo. Dopo aver sorfilato la parte superiore della manica a petalo, mi occupo di fare l'orlo alla manica stessa, che è proprio l'orlo che resterà poi in vista alla fine della lavorazione della mia manichina stessa. PS, i due cuoricini con gli spilli li vedremo dopo, ma sono gli elementi che vanno a congiungersi per sovrapporsi per creare la vestibilità della manica a petalo. Occupiamoci dell'orlo. L'orlo va lavorato dalla parte rovescia del tessuto, ecco perché ho tenuto gli spillini anche come aiuto. Il lato dritto lo riconosco perché non ha le zigrinature del bianco del lino stesso. Parto appunto dal rovescio e utilizzo il piedino orlatore. Trovate anche un video tutorial correlato, sempre qui nel mio canale, dove vi insegno ad utilizzare il piedino orlatore. È un piedino che fondamentalmente si occupa di orlare all'interno della scanalatura del piedino stesso il tessuto che viene inserito. Viene appunto innestato in macchina e piegando il tessuto stesso all'interno della scanalatura permette di effettuare questa stondatura del tessuto e di conseguenza l'orlatura. Ecco qui dello stesso. Il tessuto però, il tessuto poi verrà sempre inserito ruotando su se stesso e in questa zona qui mi occuperò della cucitura per un orlo veramente perfetto. Attenzione cuci amiche, quest'orlo di questa manica a petalo va fatto appunto con la manica ancora aperta. Uno dei trucchi per utilizzare al meglio il piedino orlatore, che ovviamente non è un piedino semplicissimo da utilizzare, è quello di lasciare lungo sia il filo superiore che il filo inferiore e lasciarli belli, liberi e lunghi alla partenza. Andare poi a abbassare l'ago per vedere che sia sufficientemente vicino al tessuto, abbassare il piedino ed effettuare alcune cuciture di semplice e solo punto dritto a titolo di invito della cucitura stessa, mantenendo sempre appunto questi filati belli lunghi. Questa cucitura di invito sarà poi propedeutica ad un miglior avviamento del piedino stesso e quindi del tessuto inserito nel piedino orlatore. Una volta che ho terminato qualche centimetro di invito, posso alzare il piedino, portare comodamente in fuori il filato e tagliarne l'eccesso. Vedete, cuci amiche, ho i due fili iniziali e i due fili finali che terrò proprio ben tesi all'inizio del mio inserimento del piedino orlatore. Per questo vi consiglio possibilmente di avere o a casa qualcuno che vi abbassa il piedino della vostra macchina da cucire, oppure se avete la leva alzapiedino, la possibilità di alzare e abbassare il piedino a vostro piacimento. Inserite il tessuto facendolo scorrere grazie al trucchetto del filato teso, abbassate il pedale e potete cominciare a cucire. Ed ecco qui il rovescio del piedino orlatore con il suo lavoro effettuato ed ecco il lato diritto dove ovviamente si vede solo la cucitura. Dai, cuci amiche, siamo addirittura d'arrivo. Cuciamo la manica e il nostro progetto è praticamente finito. Ora che abbiamo la nostra manica orlata, vi ricordate che avevamo i due segni? Perfetto, questi due segni vanno esattamente sovrapposti l'uno sull'altro, facendoli appunto combaciare,
e una volta che li ho fatti combaciare posso anche permettermi di rimuovere gli spillini che avevo posto come accorgimento e andare a spillarne uno unico, e vedete che anche lo spillino lungo mi viene veramente utile su questi passaggi, perché la manica a tutti gli effetti è realizzata a petalo in questo modo molto molto semplice. Questa tacca di incrocio sarà la stessa identica tacca, cuci amiche, che dovrò andare a far combaciare in questo esatto punto, e semplicemente la manica è diventata un tubolare tanto quanto la manica della casacca stessa. Quindi adesso, se questo è il mio risultato finale, altro non farò che risvoltare la manica e far combaciare lo spillino esattamente, eccolo qui, sulla tacca appena dichiarata, appena citata, appena segnata e tagliata ovviamente con un pochino di forbice. Adesso vado a spillarmi tutto intorno la manica, perché a tutti gli effetti torna ad essere una normalissima cucitura tubolare che sarà chiusa proprio ad anello con una semplice cucitura a margine 1 cm, sia sulla manica destra sia sulla manica sinistra. La mia manica a petolo ha un effetto sicuramente wow, una cucita, una bella stirata per rendere il lino, il mio outfit perfetto, e ora occupiamoci dell'ultimissimo dettaglio, l'orlo di questa casacca. Quando voglio realizzare un orlo in poco tempo su tessuti soprattutto fermi come il lino, vi consiglio di utilizzare i righelli stirabili. In questo kit ci sono due altezze per due tipologie di orli diversi. Quando ho tanta strada da fare posso utilizzare questo righello più grande, sia in orizzontale sia in verticale. Quando invece magari devo fare l'orlino ad una manica posso utilizzare il righellino più piccolino. Ogni volta che utilizzo questo righello posso infatti lavorare dal lato rovescio del tessuto, ripiegarlo del centimetraggio della misura necessaria, stirare con il ferro da stiro. Ma trovate il video tutorial correlato e approfondito su come realizzare l'orlo con i righelli stirabili, ovviamente è linkato in info box. Bene cuci amiche, siamo giunti alla fine di questo bellissimo progetto della casacca burda vincitrice del sondaggio del mese. Dalla paramontura applicata con il trucchetto della fliselina fino alle maniche con l'effetto di manica a petalo e il piedino orlature, abbiamo realizzato una casacca in lino con l'aiuto della tagliacuce e della macchina per cucire, con persino la particolare finitura nell'orlo in modo semplice, rapido e veloce. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in alzato e mi raccomando iscrivetevi al mio canale per restare sempre sintonizzate su tutti i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese.